Da 16 anni, cioè dal momento della discesa in politica di Berlusconi, si è consolidato un modo di fare e proprio di pensare allo Stato come uno strumento per farsi gli affari propri. Se tu fai una cosa e quella cosa è vietata dalla legge, è sbagliata la legge e bisogna cambiarla. Se poi cambiando la legge scopri che non la puoi cambiare perché è incompatibile con la Costituzione, non è sbagliata la legge, è sbagliata la Costituzione e quindi bisogna cambiarla. Il problema è che la Costituzione italiana non aderisce perfettamente ai capricci e agli interessi e ai reati del Presidente del Consiglio. E quindi sono 16 anni che sfasciano tutto, Costituzione, codice penale, legislazione civile, ordinaria. Vediamo se cambieranno anche il diritto di famiglia adesso che deve divorziare. Dall'altro lato il centro-sinistra si è progressivamente accucciato ad accettare supinamente questa impostazione e ne ha approfittato per fare alcune leggi per sistemare gli affari di alcune persone amiche del centro-sinistra oppure per sistemare gli interessi di tutta la casta, per cui nel libro ci sono anche le leggi vergogna del centro-sinistra, non soltanto quelle di Berlusconi, perché il centro-sinistra ha governato 7 anni in questi 16. Siamo a 37 leggi ad personam, comprese le ultime due, il legittimo impedimento e il decreto salvaliste, contando soltanto quelle ad personam dove la personam è Berlusconi, perché poi ci sono, nel libro si parla di oltre un centinaio di leggi che sono state fatte ad altri interessi privati, per favorire qualcuno o per danneggiare qualcun altro. 3 leggi sono state fatte contro Giancarlo Caselli per bloccare la sua candidatura alla Procura Nazionale Antimafia, 4 o 5 leggi le hanno fatte per salvare Dell'Utri dal carcere, e poi ci sono leggi ad castam, ad mafiam, ad confindustriam, ad spiones, nel senso che hanno fatto anche alcune leggi per salvare i protagonisti delle deviazioni dei servizi segreti, del SISMI. E un paio anche per salvare gli spioni della struttura privata della Security Telecom, per esempio. C'è una legge ad personas in corso per salvare i generali dell'esercito italiano corresponsabili per incuria della strage di Nassiriya. È un continuo legiferare per sistemare questo o quell'interesse privato in un paese dove gli studenti di diritto, quando alla prima lezione gli si spiega che cos'è una legge, trovano scritto nei testi che la legge è un provvedimento generale e astratto. Credo che gli venga da ridere quando sentono definire le leggi provvedimenti generali e astratti, mentre in realtà sono provvedimenti molto concreti e molto particolari. Manca soltanto il nome del beneficiario di queste leggi, ma appunto il libro serve a spiegare chi sono i mandanti e chi sono gli utilizzatori finali di queste leggi. Quando è stato Un mese fa è stata emessa la sentenza Mills dalla Cassazione. Quando la Cassazione ha stabilito che l'avvocato Mills era colpevole di corruzione giudiziaria per avere venduto le proprie false testimonianze a Berlusconi in cambio di 600 mila dollari, reato commesso ma prescritto per 3 mesi, perché il processo è durato 3 mesi oltre lo scadere della prescrizione. Tutta la televisione italiana, salvo rare eccezioni, si è scatenata a dire che Mills era stato assolto. In realtà era esattamente il contrario. È un colpevole che l'ha fatta franca. Pochi hanno sottolineato il fatto che la prescrizione è scattata nel novembre del 2009 in virtù di una legge fatta da Berlusconi, perché quando il reato è stato commesso e quando il reato è stato scoperto, la prescrizione era di 15 anni dal momento in cui il reato di corruzione giudiziaria era stato commesso. Quindi se è stato commesso nel novembre del 99, prescrizione era novembre 2014. Quindi avremmo avuto altri 5 anni per processare Mills e Berlusconi. Perché è scattata la prescrizione? Perché Berlusconi ha cambiato la legge sulla prescrizione con la legge ex Cirielli. Naturalmente non l'ha cambiata solo per il suo di processo, quindi ci sono ogni anno 70-80 mila processi che vanno in prescrizione, in più di quelli che andavano in prescrizione prima, da quando è stata accorciata la prescrizione, mentre venivano ancora allungati i tempi dei processi.
Quindi è interessante anche fare una simulazione con questo libro alla mano di come sarebbero finiti certi processi senza, al netto delle leggi ad personam. Il processo Mills sarebbe finito con una condanna di Mills e di Berlusconi a 4 anni e mezzo per corruzione giudiziaria, definitivi, e quindi il 25 febbraio, dopo la pronuncia della Cassazione, sarebbero arrivati i gendarmi a prelevare il cavalier Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli, dove si trovava, e a accompagnarlo nelle patrie galere a scontare la pena, senza la legge ex Cirielli che ha dimezzato la prescrizione. Si sa che Berlusconi e Mills vengono processati separatamente, infatti per Berlusconi la prescrizione non è ancora scattata perché è ferma, è rimasta ferma per più di un anno in attesa che la Corte Costituzionale valutasse il lodo Alfano. Il lodo Alfano gli è servito per scorporare la sua posizione dal processo che lo vedeva imputato insieme a Mills, accantonato, stralciato e processato davanti a un altro tribunale. Senza il lodo Alfano, Mills e Berlusconi sarebbero stati processati insieme. Senza la ex Cirielli sarebbero stati processati in tempo entro il 2014. La Cassazione ci ha detto che Mills è stato corrotto da Berlusconi, quindi è altamente probabile che se ci fosse stato anche Berlusconi senza il lodo Alfano in quel processo, la Cassazione avrebbe detto che se Mills è stato corrotto da Berlusconi, Berlusconi ha corrotto Mills, no? È il principio di non contraddizione. E quindi ecco come due leggi ad personam hanno risparmiato il carcere al Presidente del Consiglio, cioè avremmo in questo momento il Presidente del Consiglio in galera senza le leggi ad personam. Questo è il caso più clamoroso e forse la legge più devastante fatta in questi 15 anni è proprio la ex Cirielli che ha falcidiato, i processi regalando l'impunità.